Benvenuti a Cucina del Gatto. Oggi vedremo come realizzare un risotto gustosissimo. Risotto al parmigiano. Ma vediamo gli ingredienti. 350 g di riso per risotti, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di burro, 1 litro di brodo vegetale, uno scalogno, pepe, olio extravergine d'oliva. Peliamo e tagliamo a fettine sottili uno scalogno. In una padella calda mettiamo l'olio extravergine d'oliva, lo scalogno e facciamolo imbiondire. Nel frattempo, in un pentolino, avremo messo in preparazione il brodo vegetale. Per sapere come si fa, vatti a vedere il video che ho fatto seguendo il link che appare in sovrimpressione. Quando lo scalogno sarà cotto, aggiungiamo la metà del burro. Facciamolo sciogliere per bene ed aggiungiamo il riso facendolo tostare a fuoco vivace per 2 o 3 minuti. Ora possiamo aggiungere il brodo fino a ricoprire il riso. Abbassiamo il fuoco al minimo e lasciamo cuocere per il tempo di cottura indicato sulla confezione del riso. Nel frattempo grattugiamo il parmigiano reggiano. Di tanto in tanto mescoliamo il riso per evitare che si attacchi alla padella. E se è necessario aggiungiamo dell'altro brodo per evitare che si asciughi troppo. Quando il riso sarà cotto effettuiamo la mantecatura aggiungendo il rimanente burro. Aggiungiamo il parmigiano, mescoliamo bene e impiattiamo. Un'ultima spolverata di parmigiano reggiano e di pepe. Ed il piatto è pronto! Se la ricetta ti è piaciuta, clicca su mi piace e iscriviti al canale. Alle prossime ricette del gatto!